Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo farm vlog del canale. Io sono Giuliano, ebbene sì, oggi il John Deere 8R ha arato dopo 5 anni dalla sua ultima aratura. Però c'è un piccolo problema e lo so che questo vi dispiacerà parecchio e ci saranno tanti commenti a riguardo. Lui ha arato, ma io non ho filmato nulla. Ovviamente l'aratura non è stata svolta sui miei terreni, sono andato da un vicino, ha richiesto una mano su circa 5 ettari, ho attaccato l'aratro e in una mattina praticamente ho arato tutto. Non io direttamente, ma è stato mio padre. Io settimana scorsa volevo appunto filmare, volevo portare un paio di video, qualcosa tipo su un tutorial su come arare, una roba del genere, o comunque i comandi dell'aratura e poi un tractor vlog tradizionale. Ma purtroppo mi sono ammalato e quindi ho deciso, per non tirarmi avanti la malattia per mesi, di stare in casa un attimo, calmo, sistemarmi e appunto poi comunque non avevo le forze necessarie per fare un video considerando la condizione di salute di settimana scorsa. Adesso mi sono ripreso un attimo, ho ancora qualche acciacco. Però ci siamo. Per farmi perdonare, oggi però vi faccio vedere un po' in dettaglio l'aratro, poi per i più curiosi c'è la descrizione con tutte le caratteristiche tecniche come al solito. Lo andiamo a lavare, lo stacco, vi faccio vedere com'è, diciamo, attrezzato il John Deere 8R per lavorare con questo aratro e dopo appunto lo andiamo a staccare e andiamo a attaccare l'attrezzo successivo. Su quello certamente ci saranno video senza nessun tipo di scusa e quindi ci divertiremo molto a breve. Non dico questo sabato, ma sicuramente sabato prossimo vedrete già il video dell'attrezzo successivo che andremo a attaccare fra poco. Ve lo faccio già vedere. Quale sarà dei due? Dopo un'aratura, sempre dal vicino, quale andrò a utilizzare? Beh, insomma, la risposta è abbastanza semplice, ma comunque fra poco la vedete. Adesso lo porto in postazione di lavaggio e vi faccio vedere un po' di caratteristiche, un po' come è fatto questo aratro, che è veramente molto molto interessante e massiccio, perché vi dico già che pesa 35 quintali. Bene, siamo arrivati in postazione di lavaggio, forse do una risciacquata veloce con l'acqua anche al John Deere, che come potete vedere c'è molta polvere, per ora possiamo spegnerlo. Ok, eccoci qua con questo piccolissimo aratro. Allora è un quadrivomere, entra fuori solco, scalmana. Lì leggete il modello, ma ripeto, per i più curiosi trovate tutte le caratteristiche, anche quelle un po' più tecniche ed appassionati, in descrizione, tipo la distanza fra i corpi e così via. È stato scelto di questa marca, di questo peso, perché era l'unico aratro, dopo averne provati decine, che riusciva a eseguire un buon lavoro. Ho un terreno molto pesante, l'aratura è una cosa veramente complicata nel mio terreno. Certi aratri non riescono a rimanere neanche nel solco, sono troppo leggeri, escono, hanno una forma di vomeri non adatta e questo era quello che ci ha soddisfatto di più. In ogni caso, ripeto, tutte le caratteristiche in descrizione. Ora possiamo procedere con il lavaggio. Prima però voglio dirvi che il 60% di voi guarda i video senza essere iscritto al canale. Se i contenuti vi piacciono e ovviamente ne avete voglia, non obbligo mai nessuno, iscrivetevi al canale, mi raccomando, tramite il tasto iscriviti sotto rosso, aiutereste veramente tanto il canale a crescere, quindi grazie. Adesso posiziono la telecamera in qualche angolino particolare, magari vi metto anche per terra, non so dove andrò a metterla perché non ho il cavalletto in questo momento. E appunto distribuisco il detergente molto concentrato per togliere terra sporca e così via, depositato da parecchio tempo perché si è impolverato parecchio nei 5 anni di fermo al coperto. E bene, dai, ci vediamo dopo con l'attacco degli altri attrezzi e così via.
Bene, finito anche il lavaggio. Ovvio, adesso andrò a ruotare l'aratro per risciacquarlo bene anche sotto, che così facciamo le cose fatte bene. Com'è venuto? Beh, è venuto molto molto bene, direi. Ovvio, un aratro, bisogna accontentarsi. Ci sono i suoi segni d'usura, però dove c'è la vernice, veramente perfetto. Qua adesso tutti questi segni è usura, tempo e tutto quello che volete. Ovvio, oltretutto non è una verniciatura speciale a polveri o con pellicole strane, è proprio una vernice molto molto semplice, almeno da quello che può valutare il mio occhio. Se vi ricordate, c'erano un bel po' di residui di grasso e terra, è venuto via quasi tutto. Ovvio che, ragazzi, è un aratro, quindi cioè, a un certo punto bello pulito, lo mettiamo via pulito, però comunque è un attrezzo con i suoi segni di usura, quindi ci mancherebbe. Prima, mentre stavo lavando il castello, sono arrivati degli schizzi di prodotto anche sopra il trattore, quindi ho deciso di dargli una spruzzata anche il vetro, e adesso mi sa che andrò a lavare solo con l'acqua tutto il trattore. E qua, ragazzi, qua davanti c'è una cosa che c'è una cosa parecchio interessante che non vi ho fatto vedere prima. 870 kg più 870 kg uniti da un terzo punto e appunto da un attacco a tre punti sopra la prima zavorra. Sono fatti apposta. Molti di voi su Instagram mi avete detto: ah, io non l'ho mai visto, e così via. Però, ragazzi, è fatto apposta. Io vi ho sempre detto che l'8R è una macchina ben bilanciata e che non ha bisogno di zavorre. Però con l'aratro, in questo caso appunto abbiamo un aratro da 35 quintali, molto lungo, di conseguenza fa leva e tende ad alzare il trattore. Per il trasporto non ci sono problemi, potrebbe girare questo trattore anche senza zavorre. È molto bilanciato, praticamente 50% davanti e 50% del peso dietro. Però il problema sorge nel momento della lavorazione. L'aratro tende a far spostare il sedere, diciamo così, il retro del trattore parecchio durante la lavorazione, e quindi il muso, ovviamente, ragazzi, si sposta lateralmente, no? Se io sto andando dritto con l'aratro, tendo a appunto scivolare lateralmente. Con delle zavorre del genere davanti, il trattore è come un treno, non si sposta. Col peso che ha più queste zavorre, veramente è piantato dritto, e questo facilita molto la lavorazione. Si riesce ad andare perfettamente dritti, non si ha stress a dover star lì continuamente in correzione con lo sterzo. Veramente servono, certo, sono esagerate, bisogna stare attenti. Se uno deve lavorare, ovviamente, se è un conto terzista e deve girare molto in strada, non consiglierei una cosa del genere, consiglierei una zavorra unica dello stesso peso, che ci sono, più contenute, che si sviluppano per la larghezza, non per la lunghezza, perché, ragazzi, in strada bisogna stare attenti agli incroci, vieni fuori con delle zavorre del genere, non è fantastico. E niente, lasciate un like per queste zavorre, ragazzi. Lo dico non solo per i miei video, ma per i video anche dei colleghi e così via. Lasciare un like aiuta veramente tanto il canale. Se il video vi piace, perché non lasciarlo? È molto semplice, prendete il tastino del mi piace qua sotto. Niente, dai, adesso vado avanti col risciacquo e poi lo portiamo in postazione di ingrassaggio. Lo stacchiamo, lo attacchiamo. Adesso il video non penso durerà più di tanto. Farò dei bei tagli e delle parti velocizzate, quindi insomma facciamo tutto nel giro di pochi minuti. We'll be right back.
perfetto, pulito, ingrassato, siamo pronti per metterlo via. Sono abbastanza esausto perché sia d'inverno che d'estate ingrassare è sempre un brutto lavoro. D'estate c'è un caldo da far paura e il grasso che cola dappertutto. D'inverno purtroppo non senti le mani e c'è il grasso duro che non esce. Insomma, sempre un bel lavoro. Adesso dobbiamo metterlo via in un posto che c'è da distruggere due case praticamente, cioè veramente in lunghezza per fare le manovre non ci sta. Ma adesso vi faccio vedere. Stacchiamo l'aratro, attacchiamo, forse do anche una lavata al trattore veloce, devo vedere sto tempo, attacchiamo il dissodatore e poi si parte. Ma ovviamente vedrete tutto in un tractor vlog dedicato, che così mi faccio perdonare per l'assenza del tractor vlog con l'aratro. Bene, dai, mettiamolo giù e ci vediamo dopo. Abbiamo dovuto staccare obbligatoriamente una zavorra perché sennò lì non ci si passa. Ovviamente lo stradello si ara con le ruote davanti, mamma mia. Il problema è anche là davanti, che ovviamente la zavorra butta giù la casa. Pian pianino con le manovre ci si sposta verso sinistra e si dovrebbe riuscire. Adesso procedo a sganciare tutti i tubi e i vari attacchi e appunto vedere se c'è ancora il grasso su tutti i pistoni, perché purtroppo la cromatura su questi pistoni è veramente di bassa qualità e quindi tende ad arrugginirsi anche solo con l'umidità. Ci vediamo dopo. Ok, piedi. Su. Ok. Più su o un po' più giù, decidete. Devono essere tre come quelli là. Ok. Entrano bene, dai. Sì, sì. Bene. Aia! Lo sparato, da pescato. Voglio un po' pescato della lava. Non fare bruciare, va bene? Dovrebbe andar bene. Qua. Buon. Va un po' avanti, dai. Vai, vai pure. Buon. Ok. Qua c'è lo sgancio rapido. Questa leva qua toglie pressione. Sei libero. Sì.
Sì, sì. Cosa? Ah! Finché non servono! State chiuso di porta lì! Ok, un attimo! Libero! Ho lasciato quella zavorra perché voglio provare il dissodatore con una zavorra. In teoria dovrebbe essere molto più piantato. Tutto altro che palestra, eh? Ti fa se la voglia di andarci. Forza. Ok, eccoci. Fine della giornata, inquadratura tutta nuova, mai provata, non so, magari fa schifo. Però ragazzi, in qualche modo il video devo chiuderlo. Abbiamo attaccato il dissodatore. Adesso lo mettiamo via. Poi ci passiamo oltretutto malapena, quindi devo raddrizzarmi ancora. Se no, vediamo cosa riesco a fare. Scendiamo in pari. Ok, anche qua al millimetro. Perfetto, ragazzi, non so se mi vedete bene o che. Direi che per questo far vlog è tutto. Noi ci vediamo sicuramente prossima settimana, quindi non mancate, con il video con questo dissodatore, che ovviamente andrò a utilizzare da un vicino perché sono in minima lavorazione. Guarda che sennò non vedete niente. Perfetto, dai, in questa zona d'ombra vi saluto e ci vediamo prossimamente, appunto, con i prossimi far vlog, con i prossimi video a cadenza settimanale. Fra un po' ritorniamo anche con i due video a settimana, ci sarà la situazione in campo stagione 3. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi dispiace non avervi potuto portare un video in aratura. E niente, da questo far vlog è tutto. Io vi mando un caro saluto e ci vediamo nel prossimo video.